Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Tornano i pronostici sulla Serie A. Dopo un periodo anche di calma anche del canale, come avete visto, ho fatto due video praticamente in una settimana dovuto alla pausa per nazionali. Non amo fare i video sulle nazionali, le farò senz'altro verso la fine anno, quando ci saranno le finali del Nations League. Per questa della nazionale ho preferito non farle, dedicarmi ad altro, cioè la vita privata, insomma, e prendere un po' il fiato anch'io, no? Ma oggi torniamo con i pronostici. Tra l'altro vi annuncio che venerdì ci sarà il post partita della Juventus Primavera, sabato ci sarà il post partita classico della Juventus, prima squadra, e domenica i post partita della femminile e della squadra B. Quindi insomma ci sarà comunque un weekend ricco di appuntamenti. Però siamo qui per i pronostici e quindi partiamo subito con i pronostici appunto della tredicesima giornata di Serie A. Udinese-Roma, partita insidiosa per la Roma, soprattutto perché torna dalla sosta per nazionale. Queste partite lasciano sempre qualcosa di infido alle spalle, soprattutto con l'Udinese che ha cambiato allenatore. Giocherei vittoria della Roma, ma un X all'Udinese la metterei, quindi X2 secondo me ci siamo. Juventus-Pal sabato alle 18. E io credo che Juventus Pal e Inter Frosinone siano 2-1, nel senso che sia la Juve che l'Inter alla fine vinceranno la partita senza particolari problemi. Spero che per la Juve riesca a chiuderla un pochino prima, ecco, che di solito il problema della Juve è quello. E niente, insomma, quindi uno Juve Spal e uno Inter Frosinone. Alle 12:30 il derby emiliano tra Parma e Sassuolo, bella partita, secondo me molto aperta, tra due squadre che si stimano e giocano un gran calcio. Vedo leggermente favorito il Sassuolo, quindi propendo più per il 2, ma giocherei 2 con il gol, perché secondo me segneranno tutte e due. Bologna-Fiorentina alle 15, metto il 2 della Fiorentina che secondo me farà anche una grande partita, 2, e secondo me vincerà con più di un gol di scarto. Empoli-Atalanta 2, l'Atalanta in serie positiva e non credo che si fermerà Empoli. Napoli-Chievo, io credo che il Chievo ha cambiato allenatore, ma credo che non cambierà il fattore, cioè cambia i fattori ma il risultato non cambia, quindi metterei l'1 del Napoli tranquillamente, perché insomma non credo che ci sia particolare margine di recupero per il Chievo. Alle 18 Lazio-Milan, attenzione qua io mi gioco l'1 della Lazio più che altro perché vedo il Milan con tutti questi infortuni messa non proprio bene. Alle 20:30 invece il derby di Genova, il derby della Lanterna, un derby bellissimo da vivere, da vedere tra Genova e Sampdoria, e secondo me qua il Genova vincerà il derby, non so perché ho questa sensazione, quindi giocherei l'1 del Genova. Lunedì alle 20:30 invece il posticipo completo tra Cagliari e Torino vedrà secondo me trionfare i Granata a sorpresa alla Sardegna Arena. Bene ragazzi, chiudo qua il mio video dei pronostici, vi ho elencato alcuni video che andranno in rete in questi 3 giorni di rientro dalla pausa nazionale e dunque io vi aspetto qui per i prossimi video. Ciao!